amici di Road Trip Italia, sono Mister Antoine e siamo qui a Via Portacarrisa a Monte Calvario per raccontarvi una storia. Una storia di una tragedia diventata realtà. Godetevi le immagini del nostro servizio. Amici di Road TV, siamo qui a Via Portacarrisa con la signora Rita, che quel giorno era presente quando questa tragedia è diventata realtà. Signora Rita, spiegateci un po' gli antefatti di quella giornata. Quando è caduto il palazzo, era di giorno, se era di notte, eravamo morti 90 persone. E poi ci è rimasta una discesa, ci hanno tolto i scalini, alla quale abbiamo alzato un po' di muretto e sono venuti vigili urbani. Dobbiamo fare una causa, dobbiamo avere una murda, dove ci dobbiamo rivolgere? Il comune non ci ha pensato proprio e noi teniamo i bambini, come facciamo? Dove dobbiamo avere una multa? Che siamo lavoratori. Amici di Radio TV, questa è una triste realtà. Signora, ci può spiegare un po' la crollo del palazzo, come è avvenuto? Le persone, se c'erano persone e bambini nei dintorni? No, nei dintorni. Poco tempo prima era passata la scuola delle Moniche Francesi. Era passato tutti i bambini, perché nel mese di luglio stavano alla colonia. Per un po' i bambini hanno arrivato, là le colonne e il palazzo è caduto. Amici di Radio TV, via Portacarrisa, la signora Rita, grazie. Amici di Radio TV, siamo qui ancora ai quartieri spagnoli con Chiara e Veronica. Ragazzi, quanti anni avete? 12. Eravate presenti quando è caduto il palazzo? No. E com'è stata questa esperienza? È stata difficile. Abitate qua attorno? Sì. Che parte abitate? Sì. Abitano proprio nel palazzo di fronte alla tragedia. Amici di Radio TV, io vi lascio. Alla prossima. Siamo qui in questo studio per fare un resoconto di tutte le interviste, di come è andata la giornata. Dalle interviste che abbiamo fatto oggi possiamo trarre che il palazzo è caduto l'11 luglio e nel 2008, alle ore 16:23. Diciamo che questa caduta di questo crollo di questo palazzo ha portato molti disagi alle persone che abitano nei dintorni. Come avete potuto notare, la signora Rita ha portato una frattura alla spalla sinistra, perché a causa che a posto delle scale hanno costruito una discesa che è molto ripida e quindi quando piove non è possibile scendere. Un'altra signora che abitava sempre nei dintorni ha dovuto costruire un muretto abusivo perché ha figli piccoli e il crollo del palazzo ha portato alla distruzione dell'originale muretto e da questo è scaturito un controllo della polizia, dei vigili urbani che gli ha fatto un verbale. Parecchie persone che abitavano nel posto sono state residenti dalla madre, dai parenti che abitavano anche loro nei dintorni perché le loro case erano inaccessibili. Ci riuniamo in questo studio anche per rispondere ad alcune domande dei servizi scorsi, come a Rita dei quartieri, ci ha scritto perché c'è tanto astio verso di noi quartieri, dicono che noi siamo gente cattiva. Carissimi amici di Radio TV, il motivo non lo so, perché trascorsi anni, essendo di piccola età, non so cosa è successo, ma so che tanto tempo fa ci sono state guerre tra bande che hanno portato questa nomina ai quartieri spagnoli, diverse rapine. Però vi posso dire che oggi, attualmente nel 2011, la situazione è cambiata. C'è gente che vuole vivere, c'è gente che vuole stare tranquilla. La notte a volte mi capita di tornare alle 2 di notte e vedere che i quartieri spagnoli è come se non presepe per me. Trovo cornetterie aperte, pizzerie, tante persone, tanti amici che si ritrovano in questi cornetterie, in queste pizzerie che trascorrono la serata insieme. Comitive, non bande come dicono i giornali. Si parla di bande quartieri spagnoli. Visite notturne non possibili, non è vero, alle 3 di notte, alle 2 di notte sui quartieri spagnoli ci sono comitive di ragazzi che ti guaglio un po' caffè, un po' cornetto, questa è l'amicizia che c'è sui quartieri, c'è tanta gente che vuole essere amica a tutti, c'è gente che vive tra la tranquillità, vivono tra la musica, c'è gente che la mattina si sveglia e ascolta la musica a alto volume e quando ti trovi a passare per casa loro ti vogliono offrire il caffè perché c'è la cordialità, il cuore, questo c'è i quartieri spagnoli. Non quello che dicono i giornali. Quando riguarda gli altri amici che ci dicono Antonio, ci sono tanti problemi a Montesanto, c'è una strada che è caduta, prossimamente vedremo di fare un servizio e ti accontenteremo. Questo è per Pasquale da Montesanto. Riguardo Luigi da Piazza Dante, ci ha detto che il 22 settembre è stata fatta una normativa per le strade, è stata chiusa Piazza Dante e parecchie persone hanno disagio perché non possono tornare a casa. C'è Manuela dalla sanità, dice che il fidanzato deve andare a prendere dai quartieri e per andare a prendere deve fare un giro per il corso di Emanuele, vedremo cosa possiamo fare, cercheremo di fare un'intervista.
Prossimamente risponderemo a altre domande. Tutto questo verrà fatto in un forum che verrà aperto dopo l'intervista qui, in questo studio. Grazie amici di Dota TV, Mr. Antoine, dai quartieri spagnoli.